qui abbiamo un mare splendido, poi questa è un'ulteriore opportunità per le persone che magari non possono venire a farsi il bagno perché boh, non ci sono quelle spiagge accessibili. E qui grazie alla pedana che è stata installata e diciamo, a questa struttura più persone adesso possono facilmente raggiungere l'acqua e farsi il bagno che hanno sempre magari desiderato nella propria vita. A differenza dell'utilizzo della classica sedia job, che comunque per le mie difficoltà necessita sempre l'aiuto di due o più persone, grazie all'installazione di questa, diciamo, piattaforma è più facile l'accesso in acqua, in quanto basta solo l'aiuto di una persona, al massimo del bagnino stesso. Il mio auspicio è che con un po' di pubblicità questo servizio venga utilizzato da più persone possibile. Inizialmente ero scettico sull'utilizzo di questo servizio, poi mi sono io creduto subito quando l'ho provato. È secondo me solo l'inizio del percorso che può portare un turismo accessibile qui nella Locride e nel sud Italia. Questa innovativa sedia che con un sistema autoalimentato da pannello solare può portare e dà il vantaggio alle persone portatori di handicap e con disabilità di poter entrare in acqua in piena autonomia. Questa iniziativa è arrivata in pratica la prima in graduatoria della città metropolitana che ha cofinanziato quindi questo progetto. Abbiamo in campo anche altre iniziative per Siderno e bandiera blu e bandiera verde per ottenere anche la bandiera lilla. È una soddisfazione enorme per noi perché attraverso questo sistema innovativo diamo la possibilità alle persone, appunto, diversamente abili in carrozzina di poter accedere facilmente in mare.